Buonasera gentili telespettatori e ben ritrovati al consueto appuntamento con Weekend Sport. La puntata di oggi è interamente dedicata alla Novara Football Club. Domani pomeriggio allo stadio Silvio Piola, a partire dalle 18.30, gli azzurri saranno impegnati nel match contro il Trento, valido per la terza giornata del campionato di Lega Pro, Girone A. L'abbiamo preparata analizzando fortemente quello che è mancato domenica, perché è mancato soprattutto nel primo tempo, perché poi nel secondo non mi ricordo grandi tiri in porta, se non uno da 40 metri ha preso la traversa. Soprattutto nel primo tempo è mancato quella cattiveria a livello agonistico, la voglia di non prendere il gol, la percezione di pericolo. Abbiamo pensato alla fase di non possesso, abbiamo tralasciato una fase che purtroppo in questa categoria non puoi tralasciare, un errore troppo grave. L'abbiamo analizzato, ci abbiamo lavorato e quindi mi aspetto una partita sotto questo punto di vista totalmente diverso, una partita con una squadra che ha voglia di non prendere il gol e vuole lavorare bene anche in fase di non possesso. Ho visto il Trento nelle prime due partite, una squadra che comunque la fase di non possesso, perlomeno nelle due partite, non predilige farla altissima, anche loro comunque non è una squadra che viene a prenderti nell'area di rigore, o perlomeno le prime due partite non l'ha fatto. Quindi sarà una squadra dove comunque dovremo andare a scardinare, andare a cercare gli spazi, andare a occuparli in una maniera giusta, mantenendo l'equilibrio. Ripeto, hanno lavorato molto bene questa settimana, avevano lavorato molto bene anche la settimana scorsa, con la differenza che questa volta ho voluto, proprio per quello che è successo la settimana prima, cercare di avere un'attenzione particolare in fase di non possesso, magari farla un pochino più compatti in modo da vedere di crearsi degli spazi, insomma. Vediamo un po' cosa riusciamo a fare, ma quello che poi alla fine è alla base di tutto è come la fai a livello di atteggiamento, quanta voglia di non prendere gol hai, quanta voglia di non farti saltare dall'uomo, quanta cattiveria metti nel duello, e quella roba lì in questa categoria non può mancare, non può mancare in nessuna categoria, ma qui poi dove le partite si decidono sul filo di rasoio, perché le qualità sono spesso simili, questa parte qua non può essere, deve essere predominante. A proposito di questo, 17 giocatori nuovi, ne già schierati 12, una squadra che ha cambiato di più chiaramente, ma rispetto a quelli che hanno cambiato di più avete anche abbassato molto l'età media, quindi due fattori che credi che questi due fattori incidano su questo discorso cattiveria con le vinci, o l'uno ce l'ha dentro e quindi sì, no, allora ti dico la verità, cioè questo no, perché poi a me io non cerco mai alibi, perché non voglio alibi, questa squadra non ha bisogno di nessun tipo di alibi, però l'hai detto te, insomma, sono 17 ragazzi nuovi, ci sono tanti ragazzi che si stanno approcciando adesso a questa categoria, io credo che sia onesto anche a livello intellettuale dare un po' di tempo a questi ragazzi per adattarsi a quelle che sono le insidie di questa categoria, per trovare un'amalgama che, vi dico la verità, io magari sarò controcorrente, ma io la partita di domenica sicuramente non abbiamo poi inciso particolarmente, ma non mi sembra che la Pro Patria ci abbia preso a schiaffi dal primo all'ultimo minuto, perché il Novara non sia mai stato in campo, non sia mai stato in possesso del gioco, non mi sembra che il Novara non avesse un'identità a livello sulla fase di possesso, e vi dico anche che non contano niente, ma anche i dati in questo ci danno ragione. Secondo me è una squadra che produce quello che ha prodotto, arriverà presto a essere anche incisiva, perché comunque abbiamo veramente prodotto tanto, e non sono io a dirlo, sono i dati che, ripeto, alla fine contano il giusto, perché quello che conta è l'1-2 finale e questo resta, però un percorso a lungo termine, un campionato, alla seconda giornata di campionato un'occhiata bisogna dargliela, perché comunque significa che questa squadra qualcosa fa, non è passiva all'interno del campo, non è una squadra che non attacca, non è una squadra che non si mette nelle condizioni di creare occasioni da gol, e quindi questo secondo me ci porterà, spero, a breve termine a sfruttare tutta la mole di gioco che facciamo, perché non è banale e non è poca. Se riusciamo a metterci dentro anche la parte che vi ho detto prima, la fase di non possesso fatta in maniera sicuramente diversa, sono convinto che sicuramente potremo avere dei vantaggi a breve termine. Poi è normale, domenica troviamo una squadra forte, una squadra costruita, esperta, una squadra
detto te, noi giochiamo con quattro giovani sempre perché comunque diamo un occhio anche al minutaggio, ma questo non è un problema se questi giovani li aspettiamo. Se vogliamo tutto e subito, allora può diventare un problema perché magari non sono neanche pronti e credo non sia neanche giusto di chiederli tutto e subito. Ci vuole un attimino di tempo, devono cominciare a capire che tipo di campionato è e quindi io li aspetto perché vedo sotto che cosa c'è, ce li ho sotto gli occhi tutta la settimana, vedo che come lavorano, vedo la voglia che ci mettono e vedo anche le partite della domenica. E vi ripeto, due partite, un punto, quindi non bene sotto il punto di vista numerico e dei punti che abbiamo fatto, però due partite dove nell'Alessandria e nella Propatria ci hanno messo un'area di rigore per due tempi di fila e non siamo riusciti mai a uscire dall'area perché questo credo che sia sotto gli occhi di tutti e credo che non sia corretto analizzarla in questo senso. Dal punto di vista offensivo porterete dei correttivi, c'è stata, come dici tu, tanta voglia di gioco, ma poche occasioni, poca concretezza al momento dell'ultimo passaggio. Io credo che questa cosa arriverà da sola, ci stiamo lavorando perché cercheremo di occupare l'area, nello stesso tempo dobbiamo stare attenti perché fra occupare l'area non tanti e perdere equilibrio è un attimo, quindi insomma è un percorso, è un lavoro, in questo momento è un lavoro che stiamo facendo quotidianamente e piano piano darà i suoi frutti. Io sono molto convinto della squadra che abbiamo, sono sereno perché, vi ripeto, non perché sia utopista o perché vedo che quali sono le loro qualità e cosa ci possano dare, cosa ci potranno dare. È normale, come vi dicevo nel precampionato, se non mi ricordo, ve lo dissi subito dalla terza, seconda o terza amichevole, quando cominciamo a vincere dopo Fiorenzuola, dopo la prima cosa che vi dissi è che il campionato sarebbe stato totalmente diverso perché il campionato ha una componente emotiva, ha uno stadio, ha un qualcosa che bisogna imparare a gestire. Ed è normale, ed è completamente è umano. Il fatto che i ragazzi comunque piano piano riescano a tirar fuori sempre di più perché riescono a gestire sempre meglio il pre-gara, riescono sempre meglio, riusciranno sempre meglio a gestire le tensioni della partita e quindi credo che partendo dal presupposto che con tutto quello che ci stiamo dicendo, ripeto, innovare le partite le fa, non è che le subisce. Per quanto riguarda gli infortunati, cioè, mi riferisco a Corti, Bagatti, ad esempio. Abbiamo Corti che purtroppo ancora ha bisogno di un po' di percorso, ha fatto un controllo ieri, ancora non siamo totalmente a posto, quindi abbiamo bisogno ancora di qualche giorno. Abbiamo Bagatti in panchina, recuperato, si è riallenato oggi, sta bene, quindi comunque ho una freccia in più nella palestra e quindi me la porto con me. Con questo è tutto, vi auguro una buona serata, un buon weekend e vi do appuntamento sabato prossimo.